Al via la 48esima edizione del Festival delle Nazioni, quest'anno dedicata all'Austria, ma prima di un ciclo dedicata alla Prima Guerra Mondiale in occasione del centenario. Sì, quest'anno l'Austria, che ormai è alla terza edizione nei 48 anni di vita del Festival, è presente perché è una delle tre nazioni più importanti, oltre all'Italia naturalmente, nella Prima Guerra Mondiale, cioè la Germania, la Francia e l'Austria. Quest'anno è dedicato all'Austria, l'anno prossimo alla Francia e il successivo alla Germania. Quindi, oltre a un programma dedicato ai grandi autori musicali austriaci, c'è anche una parte del programma dedicato alla commemorazione, al ricordo di quel periodo. Tant'è che dedicheremo un concerto ai canti dei soldati in guerra presso il Famedio, che è la sezione del cimitero dove sono sepolti i caduti della Prima Guerra Mondiale. Verranno eseguiti questi canti dei soldati austriaci e quelli dei soldati italiani. E poi verrà dedicato anche il festival quest'anno al centenario di Burri, quindi la nascita di Burri, grande artista moderno, commemorata con un concerto di un grande musicista che è il maestro Sciarrino, Salvatore Sciarrino, più grande e noto compositore di musica contemporanea attuale. La serata verrà fatta presso i Capannoni Burri, dove verrà eseguita questa opera prima del maestro Sciarrino, commissionata dal Festival delle Nazioni. L'Austria, come uno dei luoghi e simbolo di quel periodo così interessante che fu la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, dove accanto a fermenti culturali e scientifici molto, molto interessanti e che influenzarono tutto il Novecento e influenzano ancora le arti contemporanee di oggi, vi erano anche degli elementi di forte crisi dei valori che si erano strutturati durante il secolo, durante l'Ottocento, insomma. Il Festival delle Nazioni ha proposto alla regione Friuli di organizzare un concerto in uno dei luoghi delle battaglie più sanguinose della Prima Guerra Mondiale, Svetagora, che oggi è in territorio sloveno. E per cui il concerto di apertura del festival avrà un'anteprima al santuario di Monte Santo, proprio a Svetagora, è un posto di confine fra la Slovenia. Il concerto di apertura, che è eseguito da un'orchestra Eurosymphony, un'orchestra austriaca, però dove suonano anche molti musicisti sloveni e italiani, ha proprio un carattere di omaggio a tutti i caduti delle guerre da una parte, e dall'altra è un ribadire un sentimento di amicizia fra popoli confinanti. Il programma del festival, abbiamo detto, scorrerà dagli autori più sensibili dell'inizio del Novecento, ma anche ai grandi autori della musica austriaca, Schubert, Mozart, avremo Jörg Demus, il più grande pianista austriaco vivente, avremo Goran Bregovic a rappresentare quella commistione di culture balcaniche e quello stile musicale particolare che risente di varie influenze. Goran Bregovic stesso è nato a Sarajevo, è di padre croato e di madre serba. 48esima edizione del Festival delle Nazioni, siamo all'ultima presentazione del Festival qui a Città di Castello con il Sindaco. Anche quest'anno l'amministrazione comunale gioca un ruolo di prima linea nell'organizzazione di questo Festival. Sì, la 48esima edizione del Festival dedicata all'Austria e alla Prima Guerra Mondiale, a quell'atmosfera culturale, storica. Devo dire che il programma è assolutamente eccellente, con punte anche di grande valore artistico e di immagine per la città. Penso al concerto di Bregovic, penso all'iniziativa degli Ascicatoi, e quindi credo che di poter esprimere una grande soddisfazione per l'evento di quest'anno, perché direi che sta articolato molto bene, con una grande varietà di appuntamenti, con il coinvolgimento della città. Penso alle varie iniziative che si svolgeranno, per esempio al chiostro di San Domenico, al famedio del cimitero monumentale, quindi possiamo dire
con grande soddisfazione che il Consiglio amministrativo del Festival ha raggiunto il proprio obiettivo, che era quello di rendere sempre più il Festival e i suoi eventi legati alla città, coinvolgendo l'opinione pubblica e i tifernati, facendo in modo che questa sia una vetrina culturale di ampio livello e di grosso respiro artistico e culturale, perché no anche turistico. Festival delle Nazioni, 48esima edizione dal 25 agosto al 5 settembre. Parliamo di eventi collaterali che quest'anno animano il festival, forse più degli anni scorsi? Sì, quest'anno sono di più, anche perché siamo partiti con largo anticipo chiedere a tutte le associazioni culturali, agli artisti locali di farci delle proposte attorno al programma di quest'anno. E devo dire che abbiamo ricevuto tante bellissime proposte, e la maggior parte siamo riusciti a contenerle, soprattutto nel chiostro di San Domenico, che sarà un luogo aperto gratuitamente alla città dalle 6 del pomeriggio all'1 di notte e che ospiterà ogni giorno concerti, conferenze, incontri, momenti teatrali e naturalmente anche momenti conviviali e ludici. Importanti soprattutto le collaborazioni con gli artisti visivi, che realizzeranno tra l'altro una mostra molto importante che parte domani 19 agosto a Palazzo Facchinetti e realizzeranno un fondale a sei mani per la chiesa di San Domenico, espressamente concepito per questa edizione del festival. Lavoreremo con i bambini per la prima volta, avremo tre laboratori di animazione musicale che si chiamano Kinder Music e che apriranno a questo pubblico giovane la possibilità di avvicinarsi anche alla musica. Tantissime iniziative di cui chiediamo di prendere visione sul nostro sito internet, che è www.festivalnazioni.com, oppure alla nostra biglietteria, che è in corso Vittorio Emanuele al numero 2, Palazzo Facchinetti.